La mia sfida era quella di imparare il più possibile, perché io avevo appena lanciato un sito, appena aperto una pagina Facebook, mi sentivo come se qualcuno mi avesse spinta giù da una scogliera, però non avevo le istruzioni di volo. E quindi cercavo delle istruzioni, perché le istruzioni per lanciarmi ce le ho avute. Però una cosa è cominciare, una cosa poi è continuare e costruire tutti i giorni. Ed era quella lì proprio la mia sfida, costruire e stabilizzarmi, non far la meteora, ecco, non essere una stella cadente. Avevo bisogno di strategie, avere dei passi da poter seguire per me è stato proprio un tesoro. Mi piace il fatto di essere in tante donne, tutte con queste sfide, ognuna con la sua sfida, ognuna col suo percorso, tutte diverse, che però cerchiamo di interagire fra di noi, sostenerci, ragionare insieme, scambiarci le idee. Mi piace proprio vedere le donne che non competono ma che collaborano per andare avanti tutte. Ne ho raggiunti tanti obiettivi da quando sono lì dentro. Il mio obiettivo è crescere, fare numeri, aumentare i numeri sotto tutti i punti di vista. Io credo che l'improvvisazione vada bene per poche cose fino a un certo punto. Non ho mai fatto nulla di improvvisato. Andare a cercare le informazioni giuste, reali, che mi servissero in quel momento proprio, no, in cui io ero, era veramente troppo dispersivo. Invece io in un unico posto ho un dubbio, ho un problema, ho bisogno di una risorsa e so che se non è ancora presente ce l'avrò in brevissimo tempo. È un sistema che dà forza. Non fa sentire inadeguato nessuno, siamo in tanti livelli, no? Ci sono persone che hanno dei fatturati molto importanti, ci sono persone che hanno cominciato da tanto tempo, che sono affermate nel loro settore, eccetera. Però anche una persona, per dire come me, che all'inizio non mi sento inadeguata, perché è un contesto che rafforza, è non giudicante e che lascia lo spazio giusto per ognuna per esprimersi. Ecco, secondo me è molto utile aver voglia di mettersi in gioco, perché entrare in una comunità del genere solo per guardare, sì, una poi raccoglie tante cose, però la forza del gruppo e dell'interazione, anche un po' lasciare andare il perfezionismo e rischiare di fare la domanda stupida del giorno, però poi ti accorgi che può servire a tante altre persone.